Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di Euro Truck Simulator 2, signori miei. Il nostro Papa Maullo continua la nostra avventura verso il Nord Europa, signori. Quindi oggi ci rimettiamo al volante del camion che qualche disgraziato ci darà in mano da guidare. Noi ricordiamo ogni volta torniamo con i camion distrutti, però nessuno se ne accorge, siamo bravissimi a mascherare i danni che facciamo. L'ultima volta abbiamo dovuto chiamare un carro attrezzi, signori, per farci portare fino all'officina più vicina, però l'importante è che nessuno sa niente, nessuno vede niente. Il rimorchio arriva a destinazione e noi scappiamo il più velocemente possibile con il malloppo. Siamo dei ladri praticamente allo stato puro. Detto questo, signori miei, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Il nostro obiettivo è quello di arrivare nel nord Europa, signori, e poi una volta arrivato lì, comprare un camion qualsiasi con tutti i soldi che avremo. In questo momento quanti soldi abbiamo? Tanto per saperlo. I tuoi soldi, 28.000 euro abbiamo in questo momento. Porca miseria, ci verrebbe un bel camioncino. Comunque, recuperare, comprare un primo camion e poi ripartire senza nessun lavoro dal nord Italia, dal nord Europa per riscendere a Palermo, meta in cui siamo partiti. Mi piacerebbe farlo in una live. Tutta l'unica tirata che non so quanto può durare, potrebbe essere tipo lo speciale 2000 iscritti, farci tutta l'unica tirata di Eurotrack. Allora, però è da valutare, è da valutare. Detto questo, signori miei, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok, signori, l'ultima volta noi siamo arrivati a Norimberga, Norberg, una cosa del genere. E allora, i lavori disponibili sono solamente due, oh, mamma mia, molto poveri. Uno è a Francoforte, quindi ritorni, continuiamo a salire. Francoforte am Ain, non so cosa vuole significare. Comunque, continuiamo a salire, signori miei. L'altro è Norimberga, Norimberga, che è inutile praticamente, cioè lo dobbiamo portare al magazzino a fianco. 3 minuti, ma di che stiamo parlando? Proprio, veramente dobbiamo portarlo al magazzino a fianco. Vabbè. Accettiamo questo lavoro, signori. Sono 3.000 euro. Portiamo aria condizionata. Ottimo. Faremo un bel viaggetto fresco. Sono 235 km. Non perdiamo tempo e partiamo, signori. Sperando che ci vada tutto bene. Ok, signori, ci siamo. Siamo nel buio più totale. Siamo al volante di un man, quindi un gran bel camioncino. Accendiamolo. Dai, il sound, come si suol dire in gergo, è buono. Accendiamo tutte le luci possibili e immaginabili perché non ci vedo una cippa di nulla. Ok, da dove si esce da questo posto? Perché mi devono sempre far fare cose complicate? Dico io, che ci voleva farmi trovare già il camion fuori? Come si esce? Perché già so che faremo una cretinata ancora prima di partire. Come si esce da questo posto, signori? Allora, stiamo calmi. Abbiamo il nostro bellissimo carico. Il mio camion sta girando dal lato sbagliato, quindi forse dobbiamo completamente girare di qua per uscire. Proviamoci. Non so dove stiamo andando. Non vedo una cippa di nulla, ragazzi. Voi vedrete ancora meno di me. Di sicuro c'è un palo davanti a noi. Lo pigliamo sto palo? Io penso proprio di sì. Quindi facciamo una piccola retromarcia senza che nessuno si accorga di niente. Ecco, una retromarcia così sportiva. Giriamo tutte le ruote dall'altro lato, ingraniamo la prima e passiamo. Calma, piano, piano. Ora dico io. Vedi che manovre che mi stanno facendo fare. È di lì l'uscita? Penso di sì. Penso che l'uscita sia di lì. Ah, siamo proprio nel punto dove abbiamo lasciato il nostro camion l'altra volta. Quello è il nostro carico, quindi. Ok, va bene. Stiamo uscendo. Sono le ore 3 del mattino. Bene. Io sono sicuro che mi sto per pigliare un palo davanti. No, siamo riusciti a uscire in maniera indenne da questo punto. Dobbiamo girare a sinistra, freccia in maniera tranquilla, invadiamo la corsia e mettiamoci in carreggiata. Siamo partiti, signori, siamo sani e salvi. Il primo step è andato bene. Ora dobbiamo andare tutto dritto. Tutto dritto, però al semaforo dobbiamo fermarci, se no ci pigliano già subito la multa, la contravvenzione, subito così, senza neanche il tempo di uscire da Norimberga. E già dico, sarebbe un poco troppo esagerato. Allora, vediamo se anche qua c'hanno i semafori che diventano prima arancioni e poi verdi. La polizia è da quel lato con la freccia messa. Sì, anche qui hanno i semafori che prima diventano arancioni e poi verdi. Rispettiamo il codice stradale e partiamo in tutta tranquillità.
Abbiamo detto sono le 3 di notte, il semaforo davanti a noi è verde, vediamo se riusciamo a passare in tempo senza avere problemi. Siamo riusciti a passare, perfetto. Ok, signori, che dirvi? Stiamo uscendo da Norimberga, tanti camion che ci arrivano da quel lato che non salutiamo perché ci stanno tutti antipatici. In questo video non salutiamo nessuno, signori. Ogni volta noi ci premuriamo di salutare tutti, andiamo a sbattere in una maniera paurosa contro guardrail, camion, macchine, qualsiasi cosa ci sia in mezzo alla strada, mucche, vacche, maiali. De tutto, signori, e questa volta non salutiamo nessuno, facciamo i vastasi, signori. Io devo andare sempre dritto, sì, perfetto, ok. Tiriamo dritto. Va bene, signori miei, appena entriamo in autostrada o troviamo qualcosa che sembri un'autostrada, ci risentiamo, signori. Ok, signori, siamo a 200 km dalla nostra meta. Dobbiamo prendere questo svincolo così che ci fa fare una curva terribile, quindi forse dovrei iniziare a rallentare leggermente. Lo pigliamo a tutta velocità, c'è un limite di 40 km/h, noi stiamo andando a 65. Tutto bene, l'aria condizionata dietro è bella fresca, penso di sì. Qua ce l'abbiamo fatta dopo il freno a mano tirato, signori. Spettacolo, questo con sta macchina fermo lì in mezzo alla strada, non so che problemi abbia, noi ce ne freghiamo e tiriamo dritto. Dobbiamo rientrare anche in autostrada, ok. Stiamo pigliando un'altra uscita che non c'entrava nulla. Per fortuna siamo riusciti a rientrare in carreggiata velocemente. Non abbiamo fatto danni questa volta, signori, quindi direi da scrivere sul calendario questo momento, che non abbiamo sbattuto contro nessuno, abbiamo evitato una macchina ferma praticamente allo svincolo autostradale, però va bene. E sta andando, siamo a 180 km dalla nostra meta, signori. Davanti a noi ci sono tante indicazioni che non sono riuscito a leggere, mi stavano un attimo incrociando gli occhi tra le indicazioni, tra la luce dell'asfalto, tra tutto quanto, stavo un attimo perdendo la cognizione di che stavo a guardare, però... Va bene, va bene. Andiamo dritto di qua, sì. A questo svincolo andiamo dritto. Non dobbiamo andare a Svrashvashva. La città di Svrashvashva la conoscono da tutti quanti. Dico, se non conoscete Svrashvashva, non è colpa mia. Ok, continuiamo a viaggiare, raga. Continuiamo a viaggiare. Signori, siamo a 140 km dalla nostra meta. Davanti a noi ci sono dei camion. Mettiamo la frecciotta e iniziamo i nostri primi sorpassi di questo video. Questi li salutiamo, dai. Dai, ciao zio! Dai, che bel sonetto che c'ha sto camion. Ciao zio, ah, voi non portate niente. Ah, voi viaggiate leggeri, non avete nessun carico. E io vi saluto. Ah, che bel sonetto, signori. Nessuno che saluto. Oddio, qualcuno che si innervosisce. Guardatele che sono belle le balle di fieno sullo sfondo, raga. Io continuo a suonare, sembro un incretinito che suona in autostrada, va bene. Io sono, faccio il gentile, sto salutando, nessuno ricambia il mio saluto, sono tutti vastasi. Ok. Fermi tutti, leviamo la freccia, rimettiamoci nella corsia più a destra così evitiamo di fare danni agli altri veicoli e continuiamo per la nostra strada. Siamo a 115 km, raga, siamo già molto vicini. Qui c'è uno svincolo, altri camion, questo svincolo dovevamo evitarlo. Ai 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 ai. Ho fatto un cambio di direzione, raga, che Fast and Furious, Toretto, levati proprio. Ho fatto un cambio di direzione, penso di non aver fatto danno. Non mi è arrivato nessun segnale di incidenti e cose varie, ma abbiamo fatto un cambio di direzione pauroso. Superiamo BCP, lo salutiamo. Ciao zio, buon viaggio e buona consegna. Leviamoci dalle scatole di tutti quanti, mettiamoci nell'ultima corsia, così ripeto, non diamo fastidio a nessuno. E continuiamo. Hakuna Matata, tarata, sembra quasi poesia, tarata. Hakuna Matata, guarda che curva che ti faccio. Tengo l'autostrada con un camion a 90. Non abbiamo preso neanche un autovelox. Hakuna Matata. Niente, un attimo di pazzia, signori. A 70 km dalla nostra meta, un attimo di pazzia ci sta. Un viaggio troppo tranquillo, signori. Né un incidente, né un autovelox. Niente, qui in Germania non ci hanno voluto fotografare, hanno già troppe fotografie nostre, che poi neanche ho guardato com'è il nostro camioncino lì dentro. Ehi, ci ha superato Pac-Man, signori, la macchinetta gialla, ci ha superato Pac-Man, ma come si è permessa? Andiamola a riprendere, andiamola a riprendere. Corri, corri, camioncino, corri! Giuro che se compro un camion per rifarmi dal Nord Europa giù in Sicilia, lo devo montare tutto, signori. Ci devo mettere un motore che deve uscire fuori. Se non vedete i pistoni che proprio pompano benzina in una maniera paurosa. Va bene. Cavolata a parte, signori. Siamo a 57 km dall'arrivo. Superiamo anche questo svincolo che è una pompa di benzina. Siamo a 50 qui, stanno frenando. La cosa non mi piace per niente. La cosa non mi piace per niente. Spostiamoci subito sulla corsia e superiamo il camion con i tubi. Salutiamolo. Ciao, zio.
Buona mattinata anche a te. Vuoi un cornetto, zio? Non ne ho cornetti. C'ho un sonetto che ti posso salutare. Ciao carissimo, buongiorno anche a te. Niente, nessuno, non mi saluta nessuno. Proprio antipatici, antipatici. Devo scrivere ai programmatori di questo gioco. Devo ammettere che devono rispondere ai saluti quando uno li saluta. Mi ha superato la polizia, signori. Noi stiamo andando a 90 con un limite di 80. Io voglio vivere in questa città, signori. La polizia si fa i fatti suoi. Non ci ha minimamente dato retta sul fatto che abbiamo sforato di 10 km il limite di velocità. Da altre parti ci segavano anche se facevamo un chilometro in più rispetto al limite di velocità. Qui ognuno si fa i fatti propri. La città più bella del mondo, signori. Voglio venire a vivere qui. Dove stiamo? Non so neanche dove siamo. In mezzo al bosco. Stiamo con Heidi. Andiamo a vivere con Heidi. Va bene. E mi si sono incrociati di nuovo gli occhi per leggere le indicazioni. Meno male che c'è il tom tom lì alla nostra testa, perché se dovessi seguire le indicazioni, i cartelli autostradali, dico, uno perderebbe la vista. Francoforte dritto, no, a destra. Francoforte a destra, va bene signori, svincolo preso. Vediamo di non far cavolate come l'altra volta che siamo finiti fuori dal guardrail. La prendiamo molto veloce, ma entriamo diretti di prepotenza. Leviamo la frecciotta. Ok, abbiamo preso l'uscita per Francoforte, signori. Abbiamo un limite di 80, noi stiamo andando a 90, però va bene. E mancano gli ultimi 6 km, 5 km, siamo a Francoforte. Attenzione che la stiamo per visitare, proprio neanche il tempo di entrare dentro Francoforte, che già spunterà il cartello con "hai visitato Francoforte", frena. Azio, eccolo lì il cartello, non abbiamo visto minimamente niente. Guardate che bei palazzi che ci sono a Francoforte, spettacolo. Ma il semaforo è rosso, mi fermo un poco prima io, sennò questi che devono girare da questa parte non posso entrare. Guardate che bei palazzi. Ci sarebbe da farsi un giro a Francoforte per visitarlo un attimino. Che cosa carina, ma non abbiamo il tempo. Mettiamo la freccia, dobbiamo girare di qua. Consegniamo questi condizionatori che le persone staranno morendo di caldo. Ci aspettano come la manna dal cielo. Quindi... raga, questo viaggio è stato troppo tranquillo. Non mi sembra. L'ultima volta abbiamo fatto dei disastri sovrumani, praticamente. Abbiamo distrutto non so quante cose. E questo è stato troppo tranquillo. Possiamo girare così. Perfetto, bello, sportivo. Dritto, leva la freccia. Ok, ma che bello quel palazzo. Dai, sembra una navicella aliena, praticamente fermata, proprio posteggiata su una colonna. Carina. Allora, dove dobbiamo andare di preciso? Per dove dobbiamo andare? Dove devo girare di qua? Sì, mi sa che è questa qua l'azienda dove dobbiamo entrare. Penso di sì. Sì, boh, non lo so. Entriamo qui dentro, signori. Avete aria condizionata? Avete bisogno di aria condizionata? C'è o l'aria condizionata che fa per voi. Ferma il camion, dai, è così. Te lo parcheggio io, zio. Dai, ho fatto tutto il viaggio senza fare danni. Secondo te me ne pento per parcheggiare il camion? Dai, ti parcheggio il camion così non hai problemi e mi dai subito la grana. Palo! Abbiamo sferrato un palo, signori. Fermati lì, ti abbassa tutto. Signori miei, di lusso, non ho che dire. È andata di lusso, signori miei. Viaggio eccellente, 238 km, in teoria 3 ore e 1 minuto. Ci pagano 3.725 euro. Saliamo a livello 5, signori. No, siamo ancora a livello 4. Puntiamo a livello 5 e ci arriveremo, signori. Detto questo, carissimi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo. Un punto abilità. Su cosa lo mettiamo? Merci preziose. Dai, è così. Voglio più cose. Dai, applica le merci preziose. Guida economica, consegna puntuali, carichi fragili, lungo raggio. No, lungo raggio, poi sennò mi rompo le scatole a fare viaggi troppo lunghi. Detto questo, signori miei, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!